precedenza alla TV. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Chiedo allora per partire come avete vissuto questa settimana, immagino tanta amarezza, e da cosa si può ripartire vista della sfida impegnativa di domani? Beh, la cosa si dovrebbe ripartire dalla prestazione, dal secondo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo portato a casa niente, perché nel primo tempo eravamo in vantaggio, nel secondo l'abbiamo persa. Però onestamente, se dobbiamo prendere le cose positive, la prestazione è stata molto positiva degli ultimi 30 minuti. Poi non ci possiamo accontentare di quello, perché questo è ovvio, è chiaro che non siamo contenti di quello che stiamo ottenendo, cioè pochi punti e secondo me prestazioni positive. La cosa difficile è convincersi di questo, avere la consapevolezza per andare a fare la partita domani, perché se andiamo come si suol dire, con le orecchie basse, con poche motivazioni, con poca consapevolezza, che ora stiamo ottenendo meno per demerito nostro, ma meriteremmo di più, domani non avremo speranze. E invece dobbiamo giocarcela con le nostre qualità, sapendo che non stiamo facendo quello che potremmo, però non stiamo facendo poco bene, stiamo facendo discretamente, ovvio che stiamo ottenendo poco e niente. L'avversario, un altro loro con la mano in bocca, può essere una difficoltà ulteriore per voi, visto che giocano anche davanti al loro pubblico l'ultima dell'anno? Ma la difficoltà è l'avversario, è Milan, cioè è una squadra forte, una squadra che in casa sbaglia mai, che ha battuto il Paris Saint-Germain in casa, cioè con interpreti forti. Poi ci sono dei momenti dell'anno in cui magari sei più consapevole o meno, hai più giocatori a disposizione o meno, e mi sembra che in questo momento, da questo punto di vista, ci arriviamo tutte e due con dei problemini sia numerico che magari di risultati meno positivi rispetto ad altri momenti. E per l'ultimo, Berardi come sta? Sarà convocabile? Sì, Domenico si è allenato, non si è allenato il giorno dopo la partita, perché per ovvie ragioni ancora era malato, però poi ha fatto tutti gli allenamenti con la squadra, quindi incrocio le dita, perché col Genoa c'era, poi si è ammalato tra la notte e la mattina della partita, quindi su questo non posso dare risposte, ecco. Ciao mister. Ciao, buongiorno. Allora, innanzitutto ti chiedevo se avevate pensato di assumere un dentista qui a Sassuolo. Ci sta. Nel senso che anche Bologna so che non sarà disponibile per la partita, oltre a lui ti chiedevo se Viti è recuperabile e anche Vigna per quanto ne ha. Allora, Bologna purtroppo non sarà della partita, stanno facendo di tutto per metterlo a disposizione, è stato operato, lo sapete. Stanno facendo di tutto per mettere a disposizione, per permettere a Daniel di riallenarsi prima possibile. È normale che poi bisognerà andare anche sulle sensazioni, sulla possibilità di recupero più velocemente possibile, però non so dirti quando rientrerà. Vigna è una cosa non a breve termine, cioè non rientrerà nell'arco di 2-3 settimane, cioè non lo so quanto, ma per le prossime 3-4 partite Vigna almeno non lo avremo, ma almeno. E questo vale anche per Rašić, sicuramente sono infortuni da più di un mese, da un mese e mezzo almeno. E per quanto riguarda invece Viti, ha fatto pochissimi allenamenti con la squadra, però probabilmente, se oggi l'allenamento andrà bene, lo porterò per averlo, diciamo, in gruppo, per farlo ritornare ad assaporare, a respirare l'aria del campo, della partita, della squadra, del ritiro, per poi pensare di averlo a disposizione al 100% dalla prossima. Mentre altro non credo che tu mi abbia chiesto. Quelli che interessavano, poi so che ce n'è anche defesso, sono sempre fortunati. Abbiamo un po' di defezioni, non siamo gli unici, come anche al Milan, come a tante altre squadre. Poi dopo, da quelle traumatiche ci puoi far poco, alcune muscolari sono delle conseguenze delle tante partite giocate da qualcuno, alcune valutazioni, eccetera, ma fa parte, insomma. Un'altra domanda che volevo dire, non per voler riferire, però è venuta la difesa del Sassuolo, è la seconda più perforata della Serie A, certo. La terza in Europa, sono numeri importanti. La quinta nel mondo, no, non lo so, la decima nell'universo, non lo so, nel senso, andiamo a cercare tutto. Fanno riflettere anche il fatto che questo è dato, sei un allenatore che valorizza molto i giocatori che sono a Sassuolo, quindi anche stesso, anche te e quant'altro. La
cosa che mi soffermavo maggiormente è che comunque avete creduto in tre centrali che fondamentalmente sono stati quelli che anche quest'anno, come l'anno scorso, hanno realizzato tanti errori. Per cui, non so se tu potrai rispondere o meno, ti chiedevo se avevate intenzione di andare sul mercato per cercare magari di dare un po' più di ordine in mezzo alla difesa. Ma diciamo che i dati oggettivi non si possono negare. Se siamo la seconda squadra che ha preso più gol, siamo la seconda squadra che ha preso più gol. Ovvio che i gol non li prendono solo il portiere e i difensori, i gol li prende la squadra. Il Sassuolo è la seconda squadra per gol presi. Possiamo lavorare meglio, mi aspetto di più da tutti, perché in alcune zone del campo concediamo delle uscite agli avversari più semplici di quello che concedono a noi, e in alcune zone del campo non parlo degli ultimi 20 metri. Poi è vero, da quello che dicevi, che tanti errori individuali, o comunque diciamo più errori individuali del solito, di quello che eravamo abituati, ci hanno compromesso partite, risultati, magari hanno rallentato la crescita dei giocatori dei quali stavi parlando. Il discorso sui tre è diverso, perché Gianmarco è qua da tanto tempo, indossa la fascia di capitano quando gioca, poi il capitano va bene, consigli, ma il capitano in estate c'era stata fatta una scelta, poi è rientrato e ha dimostrato di mettersi a disposizione, di far partita. Quindi diciamo che i nostri centrali hanno le qualità per giocare titolari nel Sassuolo e per giocare titolari in Serie A. Poi ci sono momenti, come ho detto, ci sono momenti per tutti. Se sai stare dentro a certi momenti, accettarli, combatterli, lavorare per migliorarli, tutti i nostri centrali hanno le qualità per far bene nel Sassuolo e per far meglio di quello che stiamo facendo e di quello che stanno facendo. Poi i centrali, i difensori centrali da soli non possono determinare il risultato di una partita. Hanno bisogno di una squadra, sia per far gol ma anche per subirne meno. Per quanto riguarda il mercato, così ne approfitto perché così evito anche altre domande, non sono qua per parlare di mercato, non è per quanto mi riguarda il momento di parlare di mercato. Abbiamo le risorse per migliorare la nostra classifica e valorizzare i giocatori che abbiamo. Ovvio che avendo tante defezioni e avendo fatto decisamente più errori di quelli magari ai quali, come dicevo, eravamo abituati, si tende a cercare magari la risorsa esterna. Noi abbiamo le risorse interne per fare quello che dobbiamo fare. Ultima domanda, ti chiedevo, molto evidentemente ci aspettiamo un Tosio un po' più arretrato in mediana e alle spalle di Pinamonti, può darsi dal primo minuto col Papro? Può darsi tutto quello che hai detto, nel senso, oggettivamente abbiamo solo tre centrocampisti. Ne avevamo quattro la partita precedente, uno dei tre è un 2005 che ha 30 partite tra Primavera 2 e Primavera 1 in due anni, cioè, quindi è un ragazzo che sta crescendo, Ivani mi piace molto, farà il calciatore, ne sono sicuro, esordirà magari domani o a breve, però di centrocampisti ne abbiamo tre e ultimamente abbiamo giocato con tre centrocampisti, quindi potrebbe darsi che molto probabilmente potremmo giocare con due centrocampisti o trequartista o Lipani dall'inizio o durante. Grazie. Mister, ho visto la classifica degli expected points, no? Il Sassuolo dovrebbe averne 23,5 più o meno, 6-7 in più quindi di quelli reali. Cioè, secondo lei davvero così? Come va letto interpretare questo dato? Dei punti? Sì. Ma io i dati li guardo. Soprattutto perché so che il dato nel breve conta poco, però dopo tante partite inizia a dar delle risposte. Non sono il tipo che trova giustificazione dei dati, che trova le risposte nei dati, ma però cerco delle conferme o delle smentite a quello che vedo, a quello che penso, alle valutazioni che faccio, ma non solo sulla mia squadra, ma sulla Serie A, su dove sta andando il calcio, eccetera, eccetera. Poi ovvio le analizzo in funzione della nostra squadra e credo che abbiamo meno di quello che ci meritiamo, quello sì, ma ce lo riprendiamo se ci crediamo, se siamo uniti, se superiamo questo momento, che poi, ripeto, non è un momento di crisi. Ovvio che veniamo nelle ultime 5 partite, abbiamo
vinto una, pareggiato una, perse tre, due perse, abbiamo giocato un tempo in 10. Dobbiamo scorporare il momento, analizzarlo, prendere le prestazioni e accettare i risultati, sapendo che potevamo far meglio, avremmo voluto far meglio, non avrei firmato per far 4 punti in 5 partite, ma sicuramente meritavamo di più. E quello che dici è la conferma di quello che penso, ma le vedo anch'io e vedo anche altri dati, poi è normale che i dati non fanno punti, gli allenatori forse tolgono punti, è solo la squadra e la consapevolezza che riusciamo a mettere nella partita di domani ci permetterà di ottenere un risultato positivo, cosa molto difficile, ma non impossibile. Sul tema punti e classifica, ma Sassuolo ha gli stessi punti dell'anno scorso. Possiamo forse però dimenticare un piccolo dettaglio, no? Cioè Berardi l'anno scorso saltò 8 partite, poi mancava anche Valentini, Lewandowski, eccetera, eccetera. Però devo soffermare su questo, cioè nemmeno Berardi basta più. No, vabbè, purtroppo anche Domenico quest'anno qualche partita, ma ne salterà ancora, speriamo di no, però ne ha saltate quattro, parlo l'ultima non l'ha giocata, ovvio che tutte le squadre sono, non dico dipendenti da un calciatore, perché sennò sminuirei la mia squadra soprattutto, però ci sono giocatori che identificano la squadra, ma qualsiasi squadra potremmo citare le prime 10 del campionato e sicuramente troviamo due nomi per ogni squadra determinanti, che vai a vedere poi i numeri e determinano i risultati della squadra. E quindi è normale che anche in una squadra che arriva l'anno scorso tredicesima, l'anno prima undicesima, l'anno prima ottava, c'è un giocatore che sposta di più dentro alla squadra, perché la squadra aiuta il giocatore a valorizzare le sue qualità. Non è che Berardi non basta più, questa squadra è cambiata negli anni, è cambiata molto velocemente rispetto a magari a uno storico che aveva, perché solo se penso alla partita dell'anno scorso col Milan, i tre centrocampisti che hanno giocato l'anno scorso, ora uno c'è ma non è a disposizione, due non ci sono più, i due terzini sinistri che hanno giocato l'anno scorso non ci sono più, ma questo non vuol dire che non è stato giusto fare, perché questa squadra deve mutare, deve cambiare. Tanti ragazzi sono andati a star meglio, tra virgolette, comunque in club più importanti, che hanno obiettivi più alti. Quindi devi cambiare, ti devi aggiustare, devi rivedere le cose. Tempo non ce n'è, perché poi dopo tempo non ce n'è, arrivano critiche, devi saperci star dentro, però non sono contento di avere gli stessi punti dell'anno scorso, perché non faremo 28 punti come l'anno scorso nel girone di ritorno, però possiamo ottenere di più. Non avrei firmato per avere 16 punti dopo 17 partite, ma questo è con pro e contro. Poco fa mi dicevi che ne avremmo meritati di più, e allora cioè, dobbiamo andare a prenderci, sapendo che quando sai che giocherai il 30 di dicembre a Milano col Milan, guardi il calendario e dici, lì mi sa che i punti è difficile farli, però dobbiamo andare convinti che li possiamo fare lì, sapendo che sarà molto difficile perché partiamo sfavoriti, perché sono più bravi di noi. Una sola vittoria nelle ultime 12, se non ho E contato nelle male. ultime 13? E Due, nelle ultime 14? Perché tre. probabilmente si fa sempre questo, A no? memoria. Eh sì, no, dipende dai punti di vista. Sicuramente hai messo dopo Inter. Sì, risalto con l'Inter, sì. Prima di Inter c'è Inter e Juve, quindi dipende dai punti di vista. Perfetto. Cioè, allora, 3 vittorie nelle ultime 14. Com'è l'umore nello spogliatoio? Perché Ma poi anche questi errori, no? Dei difensori, invece ce ne sono un po' di più rispetto a quanti siamo abituati. Magari è anche una questione mentale. Tanto secondo me quello, e questo è quello che mi fa dormire meno, perché me ne prendo anch'io, me ne assumo io la responsabilità. Poi nello specifico allenare l'errore individuale non è semplice, perché lo correggi, ne parli, ma delle volte non serve neanche parlarne per far sì che il giocatore ci vada sopra. Il modo migliore è andarci sopra, dimostrare di essere superiore ad un errore che determina il risultato finale. Però come una squadra prende acquisisce consapevolezza da un risultato, dalla qualità di un singolo che mette nella squadra e vince una partita, ci sta che la squadra perda un po', sugli errori individuali. Noi dobbiamo combattere questa cosa, lavorare su questo, è quello che dicevo prima.
dobbiamo convincerci che siamo, ma non voglio convincerti se tu non ci credi, ma io sono convinto di quello che dico, che nelle ultime 5 partite noi siamo in crescita come squadra, come atteggiamento, come proposta di gioco. Possiamo migliorare la qualità del gioco, sì, perché in mezzo al campo spesso tendiamo a pensare che sarà un altro a farci giocare e ci marcano a uomo e ci muoviamo poco, però io vedo dei miglioramenti. Poi se prendiamo così tanti gol è difficile poter pensare di far 3 gol in tutte le partite, quindi la cosa che dobbiamo migliorare di squadra è questa, cercare di essere più efficaci in fase difensiva, sapendo che domani sarà difficilissimo, perché il Milan in casa di gol ne fa e ne ha presi solo 4. Prendere 4 gol in casa credo che sia una cosa veramente da pochi. Il Milan in casa ha preso 4 gol. Salve mister. Ciao, buongiorno. Contro le grandi il Sassuolo fa sempre bene. Comunque, qualcuno adesso dice che è stata più una casualità, o comunque secondo me c'è invece un atteggiamento del Sassuolo molto positivo con le squadre, diciamo, B. A livello quindi di prestazione, domani dobbiamo attenderci un bel Sassuolo, anche viste le difficoltà del Milan in fase difensiva, avrà parecchie defezioni. Ma diciamo che chi dice che è casualità a queste persone non siamo simpatici, o non ci vuole bene, o non sono simpatico io. Non è casuale questa cosa, se si ripete. Ovvio che ho delle risposte a questo, perché siamo più determinati. E nonostante la qualità superiore degli avversari, perché le squadre più importanti hanno più qualità di noi, hanno più fisicità di noi, hanno più gamba di noi, e Milan a gamba è la squadra forse con più gamba della Serie A, sicuramente molta più di noi, e noi troviamo una determinazione diversa. Riusciamo a vincere anche contrasti che difficilmente riusciamo a vincere anche con squadre del nostro livello. Questo però contestualizzato fino allo scorso anno, perché quest'anno siamo una squadra diversa rispetto allo scorso anno, rispetto agli anni precedenti. Diciamo, a detta mia ed amministratore delegato, si può parlare di anno zero per certi aspetti, quindi non è stata una casualità quello che hanno ottenuto i ragazzi. Però non è neanche casuale che poi dopo partite magari fatte bene fai anche partite molto meno positive, dove non riesci neanche a capire il perché. Quindi siamo tutte e due. Non è detto che domani, perché abbiamo già fatto, lo faremo, perché il Milan è una squadra più forte di noi, con qualità più importanti delle nostre. Però se saremo squadra avremo delle possibilità, se saremo squadra riusciremo a difenderci meglio, ma difendersi meglio non vuol dire non prendere gol, perché se poi la palla cade su una mano ed è rigore, ci puoi fare tutto quel che vuoi, ma non ci puoi fare niente. Se un giocatore fa un errore individuale e la palla gli passa sotto al piede, non è successo, ma può succedere, e quello non è né allenabile, è un episodio, e su questo non ci si può far niente. Poi dopo chi costruisce chiacchiere su questo o parla di risultati occasionali, casuali, scrive per vendere, non scrive verità. Io non parlo per vendere, io parlo perché so che mi ascoltano i ragazzi e vorrei che si convincessero che noi abbiamo le qualità per fare di più. Dobbiamo metterci entusiasmo, dobbiamo metterci consapevolezza, e l'aiuto da fuori non arriverà mai, perché quando sei in difficoltà o quando stai facendo meno bene e nessuno ti aiuta, si inneggia sempre al migliore che ce l'ha fatta, e allora dobbiamo farcela da soli. Sacrificio a mettersi a disposizione della squadra, e questa qua è una cosa che vi aspettavate, cioè che era in base anche al fatto che quest'anno ha fatto la preparazione, non ha avuto problemi fisici, è questo qua il Milan che ci vediamo. Ma diciamo, sono d'accordo con te Valentina, nel senso ha fatto una gran partita, ha fatto veramente una buona partita Andrea, alla faccia di chi lo critica, perché penso per 12 mesi ho dovuto parlare di Pinamonti che non riusciva a fare, ma anche quest'anno sento anche Mugugna allo stadio, quindi non è facile un ragazzo che ancora non ha
la struttura di un giocatore consolidato in Serie A. Cioè Pinamonti, nelle sue stagioni in Serie A, la stagione dove ha fatto più gol è all'Empoli, dove 4 rigori e 9 su d'azione. Quindi ha fatto 13 gol, di cui 4 su rigore. Questa squadra i rigori non li tira, quindi lo score massimo di Andrea su azione sono 9 gol. Quindi non è un bomber da 30 gol, è un giocatore che nella squadra fa delle cose per tanti nascoste, perché di spalle sa giocare benissimo, aiuta la squadra, e sono d'accordo con te, lo sta facendo di più perché la condizione sta crescendo, la consapevolezza sta crescendo e la deve mettere dentro la squadra, deve aumentare la sua personalità nella squadra, perché non è in questa squadra un 99 non è un giovane. Vuoi o non vuoi, noi quando ogni tanto facciamo le partite o delle esercitazioni tecnico-tattiche, giovani contro vecchi, i 99 li mettono i vecchi, vecchi tra virgolette, però quindi il 99 si deve assumere responsabilità di squadra, quindi lui non deve, se vuole crescere deve mettere ancora più personalità nella squadra, è normale che più facile chiedere a un giocatore che sta facendo bene, lui dentro la squadra che deve crescere, può far di più e deve ottenere un risultato importante, perché il nostro campionato, lo sento dire da tanti, ma il nostro campionato è la salvezza, cioè fa male dirlo a Sassuolo, ma il nostro obiettivo, la nostra vittoria del campionato è la salvezza. È inutile che ci dipingano come fantasmagorici, il nostro obiettivo è quello. Poi abbiamo delle armi diverse da altri, facciamo delle scelte diverse da altri, è una società che l'ha dimostrato negli anni, diversa, perché crede in delle cose in cui non credono altre, ci mette la faccia in maniera diversa e mantiene un equilibrio più solido in momenti dove altri magari non lo mantengono. E Andrea ha la fortuna di stare in questa società che l'anno scorso, diciamo, l'ha tutelato in un momento dove anche lui magari non ha fatto benissimo, e ora anche lui deve tirar fuori anche di più, perché io mi aspetto la prestazione non di Genova, non di quella contro Genova, ma migliore nella prossima, e passa da quante motivazioni a lui e da quanto vuol cadere. Uno che stimola l'altro, perché quindi il cane seconda coda non è bello. È normale che i risultati portano entusiasmo, però l'entusiasmo porta risultati. Noi siamo pochi, perché è normale, siamo una cittadina più piccola. Sento dire da alcuni addetti ai lavori che in Serie A dovrebbero fare un campionato solo delle squadre come di elite, delle squadre con più tifosi. Allora non è più il calcio che conoscevo, cioè il calcio è di tutti, e il bello del calcio è che magari la squadra meno favorita batte una squadra favorita, o comunque che il Bologna potrebbe quest'anno lottare per un obiettivo che negli anni passati non vedevano da lontano. Quindi per quanto ci riguarda, i nostri risultati passano da quello che faremo, dall'unione che creeremo in questo momento, sicuramente che è appena iniziato, che non è semplice come dicevi tu, perché il calendario non ci aiuta. E dall'esterno sicuramente non verranno aiuti, e quindi noi ci dobbiamo aiutare da noi, no? Dobbiamo convincere gli altri che siamo migliori attraverso le prestazioni e i risultati, sapendo che contro le squadre che hai citato, che da domani a fine gennaio quasi sono tutte favorite rispetto a noi, sono tutte di una classifica superiore che lottano per obiettivi diversi dai nostri, è normale che potremo realizzare meno punti di quello che poi potrà essere febbraio e marzo, però ci dobbiamo credere, perché poi se ci credi ottieni di più, se non ci credi ottieni molto meno. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Però non abbiamo dimostrato di esserlo così duri, dobbiamo dimostrarlo, questa è una sfida, questo è il bello, è quando le difficoltà ci sono, le superi e poi ricordi quel momento, questo è tanto. Poi stiamo parlando di sport, stiamo parlando di calcio, quindi vorrei sempre mettere delle virgolette in quello che dico, perché sennò poi un po' si esagera, visto che poi di problemi veri ce ne sono altri. Grazie. Grazie.